Passeranno. Eivor, attendiamo gli ordini. Avete armi e armature? Sì, amico dei corvi. Bene, in posizione, attendiamo i nostri amici. Ben trovato, amico mio. Ti sei trovato a dover piantare un'ascia nel cuore del Wessex e hai pensato a me. Quale onore! È tutto in ordine, Eivor? Siamo pronti ad assaltare Rochester? Radunate l'armata. Staneremo il topo dalla sua tana. Yeah.
cedete terreno! È la tua fine! Attaccate da dietro! Eccellente! Con me, fratello! Quasi male!
Prendere questa fortezza danese. L'armata di Alfred adornerà le mura con le vostre viscere. Non siamo qui per pietre e sabbia, Taint Edmund. Io sputo su di voi e sui vostri falsi dei. Non mi inchinerò a voi come se fossi un fantoccio, piuttosto la morte. Quanto ci pagherebbe il tuo re per tenere la tua testa calda sul collo? Un'armata si avvicina da sud. Un uomo di chiesa dalla prioria di Sant'Adriano, con una milizia. Ah, l'abate Kinebert. Dio sia lodato. Se sono i tesori che bramate, la chiesa ne ha in abbondanza. Con un giusto scambio avrai la tua libertà. Qualche forziere d'argento per uno sporco topo di fogna. Fa silenzio. Oh, non credo che riuscirò a impedire al mio amico di tagliarti la gola. Ah, fa piano, pagano! Così mi stai facendo male! Morirai per il trattamento che mi hai riservato, danese! Senza offesa, Tay. Ma sei solo merce di scambio. È per questo che hai assaltato la mia fortezza e ucciso i miei uomini. Per la vile ricchezza. Non hai alcun onore! Ora basta! O ti riconsegnerò ai sassoni con... No! Voi laggiù, pagani, liberate quest'uomo retto oppure pagherete con il ferro. E sentiamo cosa ci offri in cambio. La vostra vita. Abbiamo perso molti uomini in questo assalto. Le loro morti non saranno vane, schiavo di Cristo. 20 forzieri d'argento!
Da loro ciò che vogliono, Kinebert! Una somma elevata che svuoterà le casse del Signore. Non posso accettare senza alcun tipo di garanzia. Tedmund? Mi salvi la vita con un ricatto! Sei stato tempestivo, abate. Sei giunto non appena questi vermi hanno preso il mio forte. Per il volere di Dio, Tedmund. Pregando, ho avuto un'orribile visione. Un'orda pagana, la tua vita in pericolo. Una coincidenza che trovo assai sinistra, abate. Forse tu... Che Dio t'assista. Stai bene? Aria! Mi serve aria! È morto. Opera di un veleno, senza dubbio. No! Svegliatelo! Non può morire! Non deve morire! Veleno? Come ha fatto a morire avvelenato in mano nostra? Molti grandi re portano con loro del veleno in tempo di guerra, in alternativa alla cattura e a un riscatto. È una catastrofe. Alfred sceglierà qualcun altro e... Per tutti i santi, Alfred! Come spiegherò tutto questo al re? Abbiamo seguito la tua via, Kinebert. Si è rivelata una strada cieca, ma ci devi comunque la tua parte. Avrete la vostra paladina. Mi serve un giorno. Tornate alla mia abbazia domani e avrete... Oh cielo. Questi continui rinvii mi stanno irritando. Dovremo abbandonare Kinebert e trovare Fulke da soli. Calma, Eivor. Parla con Giedrich e assolvilo dal giuramento. Ci vediamo all'abbazia di Kinebert. Avete combattuto come belve sfuggite all'inferno, Giedrich. Sei libero dal tuo giuramento. È stato bello battersi al tuo fianco contro i cani lebbrosi del Wessex. Che l'amicizia ci unisca sempre. Questo groviglio di cristiani e lord non mi interessa. Io sono qui per Sigurd. Lo capisco. Quando lo ritroverai, vi ospiterò. Banchetteremo, canteremo e berremo nel calore dell'amicizia. Così sia. Meglio non attirare l'attenzione.